Buongiorno a tutti. E siccome mi sono arrivati un po' di commenti anche sui social riguardo all'argomento di cui mi occupo, comunque mi occupo di benessere, posso permettermi di dire certe frasi o meno, ho parecchi email, parecchi commenti e che sinceramente non mi aspettavo. Volevo dire due cose su questo argomento, quindi a riguardo. La prima è che guarire senza medicine, la prima cura è dentro di te, significa riscoprire un lato della nostra mente. Che vuol dire? Noi pensiamo alla nostra mente come qualche cosa che ci attraversa all'interno, dei pensieri che arrivano, dei giudizi, delle cose che ci piacciono, delle cose che rifiutiamo, ma questa è una mente molto di superficie, c'è una mente molto più profonda. Mentre noi parliamo in questo momento, il cervello sta parlando al nostro corpo, mentre noi parliamo il cervello è in grado di produrre tutte le sostanze, oltre a quelle della felicità, anche a quelle per il dolore, anche a quelle della rigenerazione della cellula nervosa, che combattono i disturbi. Allora è una domanda molto importante questa. Prima di prendere una pastiglia o un farmaco, perché non provo a pensare che nel mio cervello ci sono cose che possono produrre loro la guarigione? Questo è molto importante. Allora, com'è il cervello che guarisce? Questa è una domanda molto importante che faccio a me stesso e faccio a voi. Che cosa ha bisogno il cervello per guarire? Non bisogna pensare che al minimo disagio bisogna prendere un farmaco per dormire, un farmaco per l'ansia, un farmaco per la tristezza e quant'altro. Ci sono casi in cui i farmaci servono sicuramente, ma sono molto molto meno di quelli che in realtà le persone utilizzano. Le malattie psicosomatiche sono, cioè, 3-4 persone, 3 su 4 persone vanno al medico per parlare di queste cose, mal di testa, dolore alla schiena, come la colite, la psoriasi, tutte cose comunque che si conoscono e non c'è bisogno del farmaco. Allora io mi domando, com'è la mente? E com'è la mente che cura? Che cosa devo fare io? La prima cosa da fare, io sono qui adesso, mi affido al disturbo, mi abbandono al disturbo e lo lascio espandere, e lo lascio espandere. La seconda cosa da fare è ricordarsi che io sono vivo adesso, sono qui adesso. Bisogna ricordarsi la legge del presente, questo è fondamentale. La terza cosa da fare è che un conflitto non va mai risolto. Sto con Giovanni o con Paolo? No, io sto con me stesso, voi state con voi stessi. Poi desiderare. Bisogna desiderare, non desiderare qualcosa o qualcuno, desiderare in generale, come se l'eros fosse quel principio primordiale che ha in sé la capacità risanatrice. Bisogna cercare il silenzio, tutto il nostro corpo, cervello compreso, è stato formato nel silenzio più assoluto. La cellula fecondata silenziosamente ha costruito tutti gli organi. Poi, infine, bisogna imparare ad ascoltare bene il mondo interno. Questa persona che vedo, com'è l'odore? Mi dà fastidio, non mi dà fastidio? Nel mio lavoro ho imparato che tante persone frequentano altre persone, ma non si sa se le frequentano per un problema formale o perché fa parte di altri gruppi o per non essere rifiutati. La mente che cura è una mente senza motivi. Avere cura di sé non significa dall'esterno coccolarsi, volersi bene, darsi dell'affetto. Avere cura di sé significa ascoltare i disagi quando arrivano, i demoni, tra virgolette, quando arrivano. Tutto ciò che viene da un mondo sconosciuto, come paure e disagi, fanno parte del gruppo che non, fanno parte di me, sono di me. Bisogna ascoltarli. E l'ultima cosa è il talento. Ogni essere vivente, come un volto unico, ha un talento unico. Quindi, che altro dire? È stato un video un po', ho toccato un argomento comunque che prende, che tocca comunque le persone. Però guarire senza medicine si può fare, perlomeno prenderne di meno di quelle che ci vengono dette, quindi non andare dal medico per ogni cavolata, tra virgolette, passatemi il termine. Potete tranquillamente commentare qui sotto al video e condividere anche il video e risponderò subito ai commenti e spero di esservi stato comunque d'aiuto e vi auguro una buona giornata.